Oggi vi voglio presentare una bellissima applicazione per iPad per fare le mappe che si chiama Inspiration Maps. Quindi andate a cercare Inspiration Map, poi fate apri. E qui potete con il più creare la vostra mappa. Vi dà subito la casella principale in cui potete mettere l'idea da mappare. Esempio, potrei scrivere tipologie di portfolio. Ok, ora aggiungo un ramo. Posso anche aggiungere, a dire il vero, un'immagine agendo su questa cartelletta. Mi mette a disposizione delle moltissime immagini interessanti. Scegliamo come tipologia People. Vediamo se troviamo un'immagine che, vabbè, dopo la cercate, sia significativa di un portfolio. Va bene, mettiamo questa. Si fa tap due volte sull'immagine, vedete che mi viene poi inserita. Posso aggiungere un ramo cliccando sulla freccettina. Posso anche qui mettere un'immagine. Cerchiamo qualche altra cosa, thinking magari, mettiamo questo simbolo, ok, e posso scrivere ad esempio insieme delle produzioni digitali, qui, insieme. Ok, posso poi mettere un altro ramo e qui potrei scrivere insieme di badge. E anche qui potrei aggiungere comunque un'immagine. Mettiamone una qualsiasi. Ok. Inserisco un altro ramo. Potrei qui mettere una clessidra, ad esempio, e potrei scrivere una nota e dentro dove potrei storia nella nota, lasciarla come nota del proprio apprendimento.
Quindi ho messo, come vedete, la nota, chiudo la nota, ok. Poi potrei, ad esempio, nell'insieme delle produzioni digitali, inserire, esempio, come produzioni digitali, potrei inserire presentazioni. Inserisco magari un altro ramo. Testi, mettiamo testi. Testi. Eccetera, eccetera. Cioè potete procedere così poi potete mettere sul ramo, ad esempio, potete inserire dei legami, parole legame, ad esempio, sì, potete inserire quindi queste parole, oppure qui posso dire mostra, posso scrivere qui mostra invece, mostra, insieme di badge. Ecco, così insomma vi ho fatto vedere come creare proprio una mappa di grande impatto visivo. Questa mappa alla fine la potete salvare. Purtroppo questa è la versione free e si può mandare per mail oppure, vedete, nel free. Oppure stampare, oppure salvare nelle foto dell'iPad. Ecco, credo che possa essere utile a livello didattico per tutti i gradi di istruzione perché è davvero molto visiva e si possono creare dei concetti. E proprio inserendo le immagini si possono, vedete, tutte le immagini sono veramente interessanti. E potete comunque aggiungere anche delle foto dal vostro repository foto. Ok, al posto delle icone scelte, oppure potete con la camera fare una foto anche dell'ambiente in cui siete, la camera ad esempio. Ecco, questa è una foto che potrei fare del tutorial. Faccio un cancel perché adesso non la inserisco. Era soltanto per farvi orientare sull'utilizzo di questo bellissimo strumento. Arrivederci.